Buongiorno, finalmente 2 giorni di riposo, poi avrò altri 2 esami, sì, ancora preliminari in effetti, e poi, come ho già detto altre volte, se supero questi esami farò. Io credo che dopo questo ciclo di esami inizierò ad avere un obiettivo con questo canale. Sto pensando, aspetta che alzo un po' la luminosità perché non vedo un cazzo proprio. Beh, meglio, meglio. Allora, dicevo, dopo questo ciclo di esami probabilmente il mio canale inizierà a prendere un percorso diverso. Voglio provare in tutti i modi che ho a disposizione, quindi giusto per capire che è una cosa molto seria, entrare in contatto con persone che sono sia ADHD che Asperger. Ieri mi sono vista una live di una persona americana che seguo, che stranamente mi piace perché non so se vi siete accorti, i canali che trattano di Asperger, neurodiversità americani, sono pazzi ragazzi, cioè non sono normali. Lanciatissimi, fanno delle cose che, cioè, stai parlando di, cioè, capisco che uno voglia sdrammatizzare, anch'io, come vedete, faccio dei video in cui sdrammatizzo, perché è anche un po' la nostra qualità, no? Quest'ironia, un po' così sopra le righe, però fino a un certo punto, poi torno seria. Invece sti qua, cioè, non so se li avete mai visti, fanno delle cose inaudite, non si capisce che cazzo fanno, tutti agitati, 300.000 scritte colorate. No, ragazzi, dai, non esageriamo. È quel tipo di ironia, quel tipo di comici, com è quel tipo di, è quel tipo di comportamento che non mi piace. E quindi difficilmente mi ero iscritta a 2 o 3 canali. Esempio in diretta di comunicazione. Cioè, ragazzi, perfetto. Io ve lo dico, ve lo metto già il nome del canale, così se siete interessati andate a vedervelo, perché so già che poi in futuro io non so come andranno le cose. Magari la gente mi chiederà, ma non è detto che io vorrò prendermi l'impegno tutte le volte di rispondere, quindi questo qua è un modo di comunicazione che capisci subito, metti le mani avanti e è già un impegno in meno. Di solito è iniziato semplicissimo questo video. Prima o poi, forse nella mia vita, sfiderò me stessa a fare un video semplice. Semplice. E ho guardato praticamente questa live di questo canale che dicevo, stranamente, è un canale che mi piace, cioè lui è top. Lui però, ragazzi, per chi fosse interessato, è solo Asperger, perché io ho spulciato tutto il suo canale per capire sta cosa, perché effettivamente, ragazzi, io sono interessata alle persone che sono sia Asperger che ADHD, perché in realtà io con gli Asperger mi sono confrontata spesso, però a me interessano gli ADHD e Asperger, perché ho bisogno di confrontarmi su delle sensazioni e su delle sensazioni, cioè, a me interessa tutta la neurodiversità, però nello specifico mi sono accorta che voglio entrare in contatto con entrambe le facce. Voglio parlare con l'angelo e il demone. Perché cambia in effetti un po' la situazione, nel senso, è utile sapere tutto, cioè. È utile sapere tutto, però se una persona è Asperger e ADHD,
come è successo ieri, mi sono guardata questa live di questi americani, hanno detto delle cose top, cioè mi sono proprio rivista al 100%, cioè ero io. E quindi adesso ovviamente mi concentrerò sugli esami, perché questa è un po' una caratteristica ADHD, che io adesso vorrei tipo fare questa cosa grande, no? Ma io in realtà dovrei dare l'esame di maturità. Insomma, questa procrastinazione quando arriva un pegno forte e ansiogeno, come hanno detto anche queste ragazze del video di ieri, che praticamente sono sia ADHD che Asperger, praticamente nel momento in cui arriva un compito importante, la ADHD cosa fa? Tutto ad un tratto si mette a pulire la casa, fa delle cose che doveva fare in effetti da molto tempo, però non è il momento, in realtà bisognerebbe fare qualcos'altro. Invece la ADHD cosa fa? Che è quello che faccio pure io. Quando arriva un momento difficile, cioè una sfida importante, fa delle cose comunque complicate, ma non fa quella cosa. Quindi insomma, no, adesso ragazzi, assolutamente io devo studiare. Stavo pensando infatti, visto che mi è piaciuto tantissimo vedere questa live, e vi devo dire la verità, mi sentivo come se volevo partecipare, cioè è triste sta cosa. È triste, però da una parte è bello, perché si... capisce che è una cosa che vuoi fare, no? Ed ero lì nel letto che li guardavo e dicevo, anch'io voglio parlare. Però in realtà non potrei neanche partecipare, perché questi sono americani. Non si può fare. Hello, hi, I'm autistic and ADHD Italian neurodivergent. I want to give him your friend. I hope you want me. E poi questo qua praticamente, dicevo, è Asperger e non è che fa sempre appuntamenti con persone sia ADHD che Asperger. Ha fatto quella live, però poi chi si è visto. E dicevo, vorrei entrare in contatto con queste persone che hanno entrambe le situazioni, perché in effetti ci sono alcune cose che cambiano, ovvero, vi faccio un esempio, cioè nel senso, ci si capisce comunque, cioè c'è comunque quella sintonia, perché di base è un po' nello stesso spettro tutto quanto, no? È come un pentolone di verdure. Però poi in effetti nella pratica ci sono alcune differenze organizzative, è un casino ragazzi in effetti, perché per esempio se vi interessa veramente quel video praticamente dice esattamente quello che voglio dirvi. Per esempio una persona semplicemente ADHD, cioè parlando dell'organizzazione, no? È un casino, ragazzi. Per esempio, una persona solo Asperger, facciamo così, vuole essere preciso, quindi aprirà i cassetti, ci saranno tutte le cose in ordine, i colori, le forme, beh, magari quelli proprio ossessionati, non lo so, ragazzi. Io non sono completamente così, perché sono anche ADHD. Quindi, insomma, c'è questa precisione, che io ce l'ho quella precisione, perché sono Asperger. Sentite qua che bordello? Però poi cosa succede? In realtà c'è anche la parte Asperger, che la parte Asperger è il contrario. È il contrario. Va di là. Infatti io ho anche tratti, non personalità, ma tratti borderline, che a questo punto è molto comune nelle persone che hanno entrambe le cose, perché vedete che sono due cose simili. E la parte Asperger succede. Perché vedete che sono due cose che a volte vanno completamente da parti differenti e quindi si sviluppa questo tratto. Perché invece è casinara e quindi c'è un bordello della Madonna. Quando fa le cose fa un casino della Madonna. E quindi cosa succede? C'è sempre un conflitto, cioè sotto questo aspetto c'è un conflitto sempre della Madonna, perché c'è l'Asperger che vuole sempre stare zitto, calmo,
Cioè, è tipo la suora del monastero della situazione, no? E c'è la DHD che è questa persona esagitata che arriva, che spacca tutto. Quindi su questo c'è sempre un po' un piccolo problema di perco, un piccolo problema. E capite che è interessante sta cosa. Sarebbe da analizzare molto bene. Quindi diciamo ci sono dei conflitti. E poi invece ci sono anche delle cose che ci si viene incontro, cioè in certi casi invece l'Asperger aiuta la ADHD, cioè in certi casi una persona Asperger e ADHD si conosce molto bene e quindi può giocare a suo favore questa cosa. E questo è un potere. Ognuno ha il suo potere, no? Anche solo quelli Asperger o anche solo gli ADHD, ognuno ha un potere. Ma chi ha l'Asperger e l'ADHD ha un potere particolare, in effetti, perché, ragazzi, perché può veramente diventare un camaleonte, perché io posso essere sia la fuori di testa, quindi in certe occasioni, come è successo in passato, piacere molto ai neurotipici, perché sapete che ai neurotipici gli piace quella fuori di testa, quella che fa un po' stronza, un po' così, papapapapà. E allo stesso tempo però io sono anche Asperger, quindi è tipo quello che fa finta, no? Perché sono sempre un po' in mezzo, cioè nel momento in cui devo sembrare quella presa bene, che poi ragazzi alla fine non sono mai presa bene io in realtà, perché in sottofondo c'è sempre un po' questa fiacchezza, che è l'Asperger, capito? Quindi c'è questa come si può dire, questa sorta di stravaganza che però poi ha i giorni contati, cioè ha molto tempo contato, è veloce questa stravaganza, non posso durare tanto. Dopo un tot di tempo, non c'è proprio, in realtà non c'è un tempo preciso. Da quello che ho capito, in realtà come tipo di attività riesco a reggere al massimo 15 minuti. Quando ero piccola neanche 5 minuti. Io dopo 2 minuti mi incazzavo, dovevo fare qualcos'altro. Adesso ovviamente da adulta ho dovuto fare, per forza di cose, ho dovuto fare altre cose. E quindi, in poche parole, ho imparato, continuando a sbatterci come un animale con le corna, che un pochino devo restare nelle cose. Pensate semplicemente quando dobbiamo andare in posta. In posta non è che puoi dire... Oh! Mamma mia, cosa è successo? E quindi ho capito più o meno 15 minuti, 15 minuti poi però mi stanco, cioè arriva proprio una sorta di scarica naturale che mi devo fermare, devo stare immobile. E questo ragazzi è l'Asperger, cioè parliamoci chiaro, è l'Asperger che si stanca di tutto, cioè io posso dire l'Asperger è la mia parte che mi blocca, che mi ferma perché vuole stare ferma fondamentalmente, non vuole fare un cazzo l'Asperger. Invece c'è poi la DHD, cioè la DHD è quello che ti dà la scarica elettrica convulsiva che dice ripigliate. Quindi in poche parole ragazzi ci sono alcune differenze qua. Ripeto, è tutto importante, è tutto molto interessante, affascinante, però in effetti mi sto rendendo conto sempre di più che ci sono quelle due o tre differenze che un pochino ci mettono su piani diversi, né migliori né peggiori, però abbiamo delle differenze. E c'è sempre qualcosa in comune, c'è sempre qualcosa in comune alla base, perché ci sono alcune caratteristiche che sono sempre molto simili, anche tra gli ADHD e gli Asperger c'è sempre molta similitudine su certe cose. Quindi è un bordello, ragazzi. Però in effetti nella pratica, che è quella che interessa a me, la pratica di tutti i giorni ci sono alcune differenze. E quindi il mio scopo, uno dei miei scopi, dopo l'esame, sarà
non so, cercare di entrare in contatto con persone che hanno entrambe le situazioni diagnosticate, sia chiaro, perché è capitato in passato di dire c'è qualcuno che vuole parlare con me, poi è uscito fuori, ah ma io non sono Asperger. E dopodiché, non lo so, a me ragazzi non vi nego, vorrei proprio entrarci in contatto con queste persone, fare delle live, usare tipo Discord. Fare delle live a tema, voglio fare quello che ha fatto ieri quel ragazzo, voglio essere come lui.